Salve, sono su Xfruit08 e come mantengo le promesse? Siamo qui su zombie. Ho visto nei commenti che volevate zombie, ma siccome i zombie hanno una delle modalità che dura tantissimo, ma proprio tanto, ho deciso di farvi tre tutorial. Diciamo che adesso ve ne faccio due in questo video, ve ne faccio due perché sono corti e brevi. Vi insegno come si fa pacapancia e lo scudo, come avete letto dal titolo. Invece l'altro pezzo lo dividerò e lo metterò come si fare, come fare la Wonder Weapon, sempre di questa mappa dei gladiatori. Metterò 0 bot, però metterò modificherò solo questa cosa qua che vi faccio vedere. Evidenzia pezzi di scudo, così vedete meglio i pezzi dove si trovano, che non li vediate, e metterò 50.000 punti perché sarà solo un tutorial e poi esco dalla partita. Niente raga, ci vediamo in partita, vi faccio vedere il filmato che starà per apparire. Siete viaggiatori, venite in cerca di risposte, ascoltatemi, un avvertimento. La conoscenza che cercate non è destinata ai mortali. Respirate a fondo. Il potere dei vapori vi trasporterà. Lasciatevi cadere tra le epoche, attraverso il tempo e lo spazio. E pregate di fare ritorno. Scusate ragazzi, messaggi del telefono, scusate. Bello questo, madò. Madò raga, bellissimo sto zombie, ve lo giuro. Scrivetemi qui sotto nei commenti chi cazzo è sta gente, soprattutto i tifosi, insomma, quelli che stanno al di là dell'arena, insomma, e soprattutto chi è questo. Io non ho capito niente, ragazzi, non so se sono persone umane, come questi quattro protagonisti, oppure, boh, fatemelo sapere nei commenti. Scusate, è ritornata a filmare. Ma era solo perché lo volevo sapere, ragazzi, poi... Non me lo dite, non è che ci rimango male. Se lo sapete ragazzi, per favore scrivetemelo, perché a me non sembrano umani, però tipo un ordine malvagio, tipo boh. Che sta succedendo? Perché il filmato l'ho visto tutto, quindi trasformano in zombie? Cioè, e che fine faranno questi? Oddio. Uno, anche se non guarda i, anche guarda il video per la prima volta, secondo me ragazzi, cioè, ci arriva un po' di istinto, cazzo. È logico che loro fanno... infatti. Che fanno una brutta fine a noi, no, dai. Era logico, cazzo. Troppo belle queste animazioni, qua c'è una grafica da fa paura ragazzi. È molto cazzi vostra. Mamma mia che sbella gli ha dato. No no, io voglio vedere il gigante raga. Non che questi non sono brutali, ma voglio vedere il gigante, no no. Eccolo. Lui ragazzi va giù pesantissimo ragazzi. Porca di quella. La madonna. Ma raga, il filmato è stupendo. Stupendo. Soprattutto la conclusione ragazzi. No no, veramente è bello. Come si mettono in posa alla fine, bellissimo cazzo. Non dico che è uno dei miei migliori Black Ops zombie che abbiamo giocato, però è
bellissimo, ragazzi, ve lo straconsiglio. Non ho messo i bot, però in più ho messo 50.000 punti per l'appunto, perché devo aprire porte e non è che mi metto lì a uccidere zombie. Quindi, ragazzi, primo tutorial su Black Ops 4. Quindi, allora, per fare Sono scappati all'ultimo? lo scudo Lo sapevo. dobbiamo andare Mi sembrava di aver visto a Ra. Bruno che mi Dobbiamo guardava in andare, modo vedete queste strano. quattro divinità? Già a round 1 corrono, vabbè. Dovete andare. Ci sono quattro divinità nella vostra arena, cioè Dano, Ra, Odino e Zeus. Signori, in questi Zeus e Odino non saranno accessibili da questi due lati. Non essendo accessibili, bisogna renderli appunto accessibili da un altro lato. Quindi andiamo da Danu, da Ra, scusate, che è questa qua. Aprite la porta da 750 punti. Salite queste scalinate qua con questi geroglifici di Ra. Continuate a salire su e su questo muro, come è capitato nel mio caso, vi apparirà, diciamo, il pezzo fondamentale dello Che scudo, cioè conduce a il fama e toro. gloria. Nel mio caso è stato lì, ma Magari se non. nel vostro caso non è lì, sarà appoggiato in questo muro dove esattamente sto sparando con la mia pistola. Sarà in quel muro dove ci saranno appunto i geroglifici, proprio qui. Se non sarà nemmeno lì dove l'ho trovato io, e se non sarà nemmeno lì dove ho sparato, lo troverete semplicemente appoggiato qua su questa colonna. Quindi, ragazzi, questo pezzo, anche se non lo, è impossibile da non trovare, cioè è impossibile da non trovarlo, dovete trovare per forza. Niente Quindi, male. ragazzi, Ovvio che si fa andate, risalire al mio una volta preso il primo passatempo. pezzo, abbiamo trovato tutte e tre le location del primo pezzo. Ora andiamo a trovare il secondo pezzo. Il secondo pezzo, ragazzi, si troverà aprendo questa porta da 1000 punti, andando nel tempio di Danu. Sembra essere E quindi, l'albero una della volta terra. aperto il tempio di Che Danu, cazzo si fa scenderemo un le pezzo scale di giù giù giù. irlandese in un'arena Ora romana? potete aprire anche da Che qua, cavolo dall'arena avete? È una 750, vi costerà. Però trucidazione. io l'ho Dovete aggiunto darci perché un ho punti, trichetto se no con non lo farei mai, cimini. ovviamente. Ciao, Scendete sempre bella giù di finché maglia. non troverete questa strana zona dove ci saranno tutti questi alberi. Proseguite, ci sarà un'altra porta. Aprite col costo di 1250 punti e andrete sempre avanti. Vi faccio vedere anche, ragazzi, dove si trova più o meno la location. Qua, ragazzi, è sotto Ah, al coso il di Ra, sarcofago del Anche qua faraone. potete passare, come vedete. Ora Speriamo vi sia faccio vedere se vuoto. ricollegherà Da queste proprio la parti c'è già stanza. troppa gente in Vedete? Si avanzato ricollegherà la stato stanza. Scendete giù giù giù. Va bene? Scendete giù. Slidate un decomposizione. po' per andare più veloce. Insomma, dove vi trovate meglio? Da Danu, da lì oppure da qui? Una volta che siete giunti qui davanti alla stanza dal Pacapunch, andrete alla sinistra della Pacapunch. Ovviamente da Rabbi conviene di più, quindi andate, proseguite, c'è anche qui un'arma al muro se volete prenderla come punto di riferimento, oppure come punto di riferimento potete prendere Giulio Cesare. Una volta che avete preso come punto di riferimento, aprite questa porta Miseria, da avrò messo gli 1500 punti ufficiali. e proseguite avanti. Una volta che Merda, avete doverli lasciare proseguito inerziati avanti, in avete zona. trovato un tavolo da lavoro, dove appunto dovete andare a buildare, ovvero a costruire il vostro scudo. Una volta trovato il tavolo da lavoro, andrete sempre avanti e, andando sempre più avanti, a sinistra qui c'è una porta ad aprire da 1750 punti. Una volta aperta, ragazzi, controllate bene perché questo pezzo è molto nascosto nell'ombra, ovvero sarà nascosto in una dietro di queste colonne. Controllate, io non mi ricordo, ma mi sembra che era questa la colonna vicino a questo scudo qua. Però controllate anche queste perché non me lo ricordo. Comunque, più o meno è sicuramente la prima location del secondo pezzo dovrebbe essere in una di quelle quattro colonne all'ombra. Se non lo trovate lì, come nel mio caso, lo troverete qui assemblato in mezzo a tutti gli scudi, come nel mio caso appunto l'ho trovato, eccolo là, che è il secondo pezzo della seconda location. Mi Prendi per il serve pezzo. per Se dopo. non lo trovate in quelle quattro Vedrete. colonne dell'ombra e non lo trovate nemmeno lì, insieme a tutti gli scudi, salite in tutte queste scale. Vedrete una Questo Normanno salinata, doveva una essere un scalinata di grande scale, un guerriero. gioco di parole, L'avrò pure non so nemmeno che ho ricordato. detto. Se non lo trovate né giù Cos'era un né maniaco della negli droga? scudi, lo troverete semplicemente appoggiato qui sopra a un barile dove ci saranno tutte le lance, frecce e roba varia. Questi sono tutti e tre gli spot del secondo pezzo. Il terzo pezzo, ragazzi, lo andremo a trovare al posto
in questo punto che farà 2000 punti che ricollegherà la stanza di Odino a quella di Zeus. Una volta giunti nella zona di Zeus, la prima location del terzo pezzo dello scudo dovrà essere su questa, ai piedi di questa statua. Se non la trovate lì, come appunto nel mio caso, finite il round, non si sa come, qui i round finiscono come non mai. Forse vabbè, per le implicazioni questo lo dovrete correggere, questo bug. Però non riconosco altro che il folle urlante. Comunque il primo pezzo del terzo pezzo della prima location è qua. Se non lo trovate lì, come nel mio caso, scendete queste scale giù di Zeus e lo troverete appoggiato qui in una statua, come nel mio caso. Se non lo trovate nemmeno qui, dovete circunnavigare sempre trovando una statua in questo, appoggiando con questo braccio in questo modo, vedete? O non la trovate qua, magari la trovate qua. Se non la trovate né là né qua, la troverete magari qui. E se non la trovate in una di queste tre statue, nemmeno sopra, scendete giù le scale ancora sempre più in profondità e troverete una specie di banchello, una specie di banco. E qua praticamente appoggiato precisamente accanto a queste candele troverete il terzo pezzo, e dove sarà l'ultima, ovvero la terza ed ultima location del pezzo dello scudo. Una volta finito, se avete punti, spendete 1750 per scendere, insomma come scorciatoia vi farà. Scendete, correte sempre alla destra del pacapunch, come vedete qua siamo sceso. Andate qui c'è sempre la stanza del pacapunch, solamente siamo dall'altra parte. Correte sempre più avanti e girandovi a destra ci sarà il vostro tavolo da lavoro, dove andrete a buildare il vostro cubo, a costruire il vostro scudo. L'unico, ragazzi, difetto di questo scudo, che praticamente quando lo si distruggerà, perché si distruggerà come tutti gli altri, praticamente quando finirà non lo riavrete, non lo riprenderete dal tavolo da lavoro gratis come siamo abituati, ma lo prenderete al costo di 500 punti oppure 1000 punti, dipende da quante volte lo prendete. Se lo prendo la prima volta 500, se lo prendo la seconda volta 1000, se lo prendo la terza volta 1500 e così via. Ora andiamo nel dettaglio dello scudo. Il dettaglio dello scudo è il primo attacco, così è così. Poi il secondo attacco sarà tenuto premuto L2 e poi basta premere una volta R2 e comincerà a sparare dei dardi infuocati che devasteranno i zombie e faranno fuori anche delle orde, tipo così, in questo modo. Questo è l'ultimo zombie. Come vedete, nel mio scudo cominciano ad illuminarsi dei pallini rossi sul mio spadaccino, insomma come lo volete chiamare. E come mai ora da 2 passerà a 2 e poi passerà a 3? Perché, ragazzi, più accoltellate con il vostro scudo e più il vostro spadaccino diventerà infuocato. Quindi non solo potenzierete questo attacco qui e farà più danno, ma potenzierete proprio anche i dardi. Vedete come sono potenti? Prima non erano così fuoco acceso, adesso sì. Bene, una volta finito questo scudo, adesso ci andiamo a fare il pack-a-punch. Bene, ragazzi, andiamo subito all'arena, così ricominciamo da zero. Siamo a round 3, mi devo sbrigare a farlo. Dov'è un'arma? Ecco. Prendiamo, che ne so, questa, magari ce la facciamo. Apriamo questa e così si aprirà la zona. Ho ricominciato dall'arena per chi non si sa ancora orientare. E andiamo sempre su. La smetti di parlare, mi stai confondendo con le parole, grazie, mannaggia te. Una volta giunti nel tempio di Ra dovremo trovare in questa zona, su delle scale, un gong. Mi sto per incazzare, la PlayStation mi ha salvato il clip, quindi mi tocca ricominciare da capo. Quindi, ragazzi, allora, come prima cosa per fare poca pancia dovremo aprire la stanza di Ra, a costo di 150 punti. E intorno a, in tutta la mappa dovete trovare 4 gong. Cosa sono i gong? Sono queste cose qua. Dovete andare nella stanza di Ra, salire le scale, andare sopra Ra dove ci sono i geroglifici
e cercare in tutta questa stanza il gong, che sarebbe questo. Tenete premuto quadrato per chiamare il campione, il personaggio, insomma, quello che parla, appunto parla, quello che parla sempre, il dittatore o chiunque sia, e farà spawnare gladiatori come questi. Per esempio, ora è la prima volta lo chiamo, quindi sciallamente si dovrebbe far fuori subito perché è round 1. Acquistate, vi consiglio, il primo pompa che troverete là. Prenda anche il pezzo dello scudo, così ve lo ricordate magari. Allora, perché ho voluto unire il tutorial del pacapancia e dello scudo insieme. Quindi direi che ci stava, raga. What the fuck? Come ho fatto a non morire? Le mie doti di zombiere. E una volta che ucciderete il campione, ogni volta che ucciderete per questa procedura il campione, ok, il campione di re è sconfitto, una volta che raccoglierete la testa del campione vi regalerà, non solo a voi ma anche a chi non ha partecipato, insomma chi c'è in lobby, vi regalerà 500 punti ad ognuno. Una volta fatto questo, aprite la porta che vi sta accanto per andare da Danu. Il prossimo Kong si troverà là, al costo di 1000 punti. Aprite questo ponte. Chiamate il secondo campione che vi farà spawnare qualsiasi cosa. Gladiatori, insomma le peggio cose, tipo questi. Esatto, tipo questi. Questo è già morto, per esempio. Questo è già morto, raga. È già morto questo. Perfetto. Anche lui dropperà la testa del gladiatore e vi regalerà, come al solito, non a voi ma a tutti i giocatori 500 punti. Purtroppo anche per chi non parteciperà e sarà in qualsiasi parte della mappa. E ragazzi, è così. Bene, una volta trovati i due gong, dovremo trovare anche gli altri due, ovvero le altre due teste. Ma a noi bisogna trovare prima i gong delle teste. Quindi scendiamo giù da Danu o da Ra, da chi preferite. Io in questo caso da Danu, costo di 1250 punti, oppure da qua da Ra, insomma sempre 1250. Scendete giù e dovrete andare da Zeus e Odino. Se non sapete come si raggiunge, vi faccio vedere il tragitto piano piano. 1500 punti, c'è il tavolo da lavoro, andate più avanti, sempre di qua, c'è la porta, aprite, aspettate, acquisto l'arma. Poi c'è una porta che vi porterà da Odino. 1750 punti, salite sempre su. Ah, eccolo qui, ecco, questa è la colonna di preciso dove si trova il pezzo dello scudo, questa, accanto a quello scudo lì rosso, vero? Rosso, sì, a questo scudo qua. Non mi ricordavo di quale quattro colonne si trovava di preciso, ora lo sapete. Metto sta clip anche così ve lo ricordate. Poi è lì, vabbè. Ora non facciamo il tutorial a quello lì. Insomma, salite sempre di più sulle scale per arrivare alla statua questo di Odino, che è questa qua, in questo caso Odino, vedete? Odino. Una volta trovato questo, giratevi un po' in tondo e troverete il gong anche qui. Eccolo qui. Lo chiamate e spawneranno adesso per forza o le tigri, perché servirà una testa delle tigri. Eccole qua, un po'. Perfetto. Va bene così. E dropperà ovviamente la testa della tigre. 500 punti, eccoli qui. Poi aprite il ponte per andare da Zeus al costo di 2000 punti. E una volta giunti da Zeus, noterete che ci sarà un altro gong che si troverà esattamente qua accanto ad una barricata dove ci sono appunto i zombie. Chiamate il campione e ci sarà l'ultima testa di campione. L'ultima, ovviamente spawneranno più zombie, dipende, certe volte non spawnano così tanti. Ecco, in questo caso ne è spawnato uno con l'ascia e certe volte ne spawnano anche 3, 2, non lo so, 4, non lo so ragazzi. Ora devo ricercare informazioni su YouTube, però l'unico modo per di preciso non so quanti ne vengono, però a me non mi interessa. Li uccidi, 500 punti, insomma sempre la stessa procedura. Scende, una volta che avete ottenuto queste 4 teste, andate giù, vabbè, ho aperto sta porta, non ci fate caso. Andate giù, ora in questo caso da me da Zeus, ma potete scendere da Odino, da Ra, da Danu, non vi conviene perché vi tocca fare il giro lungo. Uscendete da potete farlo in qualsiasi ordine i gong, ragazzi. Ora è fatto in questo ordine da Ra, da Danu, da Odino e da Zeus, ma voi potete fare anche da Zeus, da Ra, insomma in ordine casuale. L'importante è farli tutti e quattro. Poi aprite questa porta e andate, vedete, non si può aprire perché noi bisogna andare lì dentro. Una volta
che siamo giungiamo qua, bisogna andare qua a sinistra, qua a destra, andare sempre più avanti dove c'è il tavolo da lavoro qui alla nostra destra, qui il tavolo da lavoro. Una volta che c'è il tavolo da lavoro, invece di andare al tavolo da lavoro per buildare il vostro scudo, andate qua sopra, andate qua avanti. Vabbè, non ho preso il terzo pezzo dello scudo, ma il tutorial l'ho fatto prima. Una volta, vedete, siamo dall'altra parte, siamo praticamente dentro anche senza aprirla. Per aprirla dovremo mettere le quattro teste che abbiamo fatto, le quattro teste dei campioni, sopra questi altari, quattro altari. Le posizionate e aspettate qualche secondo, voi fatevi qualche kill mentre aspettate. E come vedete, per magia, dopo qualche secondo vi spawnerà pam il pacapunch. E allo stesso tempo spawnerà il pacapunch, e non solo spawnerà il pacapunch, ma vi aprirà la porta per entrare, la porta principale per entrare al pacapunch. E voi, al costo di 5000 punti, potrete pacapunchare qualsiasi tipo di arma, compresa la Wonder Weapon. E signori, ora vabbè, potenzio di merda fanno cacare al cazzo, manco le vedrei da morto. Le potenzierei manco da morto. E ragazzi, spero che il tutorial vi sia stato utile. Se mi sono spiegato bene, mi fa piacere, perché altrimenti non... Mi attaccate al cazzo, perché io ho cercato di spiegarmi il più velocemente possibile. Mi sono spiegato, penso, il meglio possibile. Ora, ma non mi ha salvato la clips. Vabbè, lasciate perdere che io non so parlare. Non ho salvato la clip, purtroppo. E a quanto pare aumenta anche la velocità del reloading, del ricaricamento dell'arma, come vedete. Come potete ben vedere. E sparerà il laser al posto dei proiettili, come tutti i Black Ops. Ok. E sparerà a quanto pare anche più veloce. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo ad un prossimo video di Black Ops 4. Ovvero di come fare. Di come fare, che è italiano ragazzi. Su come fare la Wonder Weapon di questa mappa. Se volete anche quel video, basta che fatemelo sapere. Basta far che me lo facciate sapere con un commento o con un like. Quindi ragazzi, dal vostro Simex è tutto. Spero di esservi stato utile. E ci vediamo ad un prossimo video. Hello, do you receive my echo? My life is a party.